Questo è Mamma, guarda che lavoro, una serie di video che racconta dietro le quinte dei lavori creativi. Pochi lustrini, tanta sostanza. Insomma, le cose come stanno. Io mi chiamo Marianna e insieme a Marco sono il boss di Zandegu, che fa corsi, ebook ed eventi a Torino. Qui raccontiamo come lavoriamo, ci facciamo tante domande, alcune molto sceme, e andiamo a incontrare gente figa. Vieni con noi? Abbiamo fatto un'irruzione a casa di Matteo Bibianchi. Una persona che adoriamo e che ci parlerà di parole oggi. Oggi parliamo di parole. Immaginati che io sia tua mamma, come le spiegheresti il lavoro che fai? Io lavoro da tanto tempo con le parole e in un modo o nell'altro credo di aver attraversato tutto lo spettro possibile. Perché io ho cominciato lavorando in pubblicità come copywriter e poi ho cominciato a scrivere un programma per Radio Rai che era Dispenser, nel frattempo ho pubblicato il mio primo romanzo e poi dalla radio sono passato alla televisione, ovvero Victoria, Victor Victoria, quelli che è il calcio eccetera, poi alla fine sono approdato a X Factor e adesso sto lavorando con Alessandro Cattelan, per poi c'è Cattelan. Le ho un po' provate tutte quelle che c'erano. Le ho provate tutte. A noi capita, o è capitato spesso e sta capitando sempre di più, che i testi che scriviamo, non so, sul blog, sulla newsletter o sui social, abbiano un riscontro che a volte ci stupisce, nel senso che ci rendiamo conto che impattano parecchio con la sensibilità delle sì. persone. Quindi quello che ti voglio chiedere, visto che tu vivi di parole, se senti mai la responsabilità di quello che scrivi. Se scrivi un romanzo in cui racconti una storia in cui tu credi, eccetera, vuoi che arrivi in un certo modo nei lettori, diciamo che hai un responso poi molto prolungato nel tempo, no? Lavorando in televisione invece tu hai un riscontro immediato, né? Molto spesso le cose che abbiamo fatto, per esempio da Cattelan, finiscono sulle prime pagine dei quotidiani il giorno dopo. Cioè, percepisci il peso che può avere una cosa del genere e stai attento al fatto che una cosa, anche quando è ironica e anche quando può essere appunto di semplice divertimento, però posso comunicare delle cose importanti. Per esempio, mi hanno fatto, per dire, mi viene in mente che un giorno che era venuta da noi ospite Bebe Vio, era lo stesso giorno in cui erano usciti dei commenti veramente pesantissimi sui suoi social. Ci siamo inventati quel giorno questa campagna "dona un neurone a chi non ce l'ha". Cosa le passa per la testa di questi haters? Credo un c***o, sincero, cioè... Lì hai l'impressione che puoi fare qualcosa, puoi andare a colpire proprio sul loro terreno quelle persone, quegli idioti appunto che usano i social per insultare qualcuno che semplicemente non è come loro. Tu sei molto attivo sui social, di solito quando scrivi un post ci sono sempre tanti like e commenti. Lì ti è mai capitato di, non so, ricevere commenti offensivi o doverti difendere o placare dei flame? Per scelta evito quasi completamente di toccare argomenti politici, per esempio, non perché io non voglia espormi, ma perché ho capito che può diventare un lavoro questa cosa. Cioè, nel momento in cui tu prendi una posizione politica, ti esprimi a favore di una questione sociale, eccetera, immediatamente si scatenano dei dibattiti che ti richiederebbero una partecipazione proprio attiva che io non ho fisicamente il tempo di dare e preferisco cercare di avere una certa coerenza di quello che penso, quello che dico, eccetera, che si riferisce a un ambito preciso, che è quello culturale, basta. Già mi sembra che nei libri che scrivo delle posizioni le prendo abbastanza chiaramente su certi argomenti. Io sono gay dichiarato, ho partecipato a manifestazioni, ho sempre preso posizione a questo punto di vista. Non credo che sia necessario che lo ribadisca tutti i giorni sui
sui blog, per esempio. Certo, ma secondo te c'è un po' di autocensura allora a un certo punto? Intendiamoci, se mi chiamassero a parlare in un dibattito pubblico io ci andrei. Io boffongo quanto mi pare e piace, siamo in democrazia. E poi come principio cardine dei santi spessatamente, fatti il cazzatoio. Va? Ma è diverso essere lì, affrontare le domande, affrontare le critiche, rispondere, eccetera. Tu sai benissimo che attraverso i social invece comunque hai a che fare con gente che spesso è nascosta dietro un nick. Guarda, ecco, ti faccio un esempio. Tempo fa, quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, in quel periodo era uscito l'ultimo album di David Bowie. E io ho fatto una recensione sul disco. Non sai quanta gente mi ha scritto sotto, ma come in questo momento in cui c'è questa tragedia tu parli di un disco? Parlare di un argomento mentre succede qualcosa di grave non vuol dire che tu stai ignorando quella faccenda. E soprattutto, ma tu stesso che mi stai scrivendo, cos'è? Sei un volontario che è lì a spalare? Perché allora forse hai, come dire, ragione di fare un'osservazione del genere. Ma se siamo tutti e due davanti a una tastiera, io non sono meglio o peggio di te perché non ho scritto solidarietà. Perché cosa ci vuole a scrivere solidarietà al popolo dell'Aquila? Niente. Mi è capitato un bel po' di volte, direi almeno 5, di aver scritto qualcosa sui social e poi aver pensato qualcuno potrebbe trovarlo offensivo e l'ho cancellato. E a me è capitato di cancellare ogni tanto dei post ironici, perché capivo che non veniva colta l'ironia. Lavorando in televisione mi sono reso conto che è impossibile non offendere qualcuno, anche quando lo fai con le migliori intenzioni. In programmi nei quali a un certo punto fai un appello per la lotta contro il cancro, c'è qualcuno che ti scrive: ma come, della leucemia non vi occupate? E cioè c'è sempre qualcuno la cui sensibilità è stata urtata da qualcosa che hai detto, che hai fatto. Guardala qui, vuol far mangiare l'erba dei parchi alle pecore. E le zebre? Cosa c'entrano? E gli gnu? Ma cosa c'entri? E i bisonti? Ma non ha... C'hai del razzismo nei confronti degli altri erbivori? Una volta, quando stavo facendo Quelli che il calcio, c'era ospite Alba Parietti e Vittoria Cabello ha detto questa cosa: sai Alba, che ho visto in uno spettacolo un travestito che ti imitava ed era stupendo. E Alba Parietti ha detto: l'ho visto anch'io, è fantastico, l'adoro, eccetera. Siamo stati invasi da insulti perché avevamo detto la parola travestito e non drag queen. E ne parlavamo in termini entusiastici. Beh, tu pensa che una volta ho scritto un post sulla mare, la lingua italiana e sulla grammatica. Ho utilizzato la parola grammarnazzi all'interno del post e una ragazza mi ha scritto per dirmi che grammarnazzi non si può utilizzare perché è una mancanza di rispetto nei confronti di una tragedia, delle vittime. E io non ci avevo mai minimamente pensato. Cioè, il linguaggio è un organismo che cambia, e dire nazista negli anni 40 e 50 aveva un senso, dirlo oggi ne ha un altro. E nazista è diventato sinonimo di tutta una serie di cose, così come esattamente come lo è il talebano, per esempio. Esatto. No? E spesso la gente non guarda il contesto, ma guarda la singola parola, guarda la singola espressione. La cosa che a me fa più impressione dei social è il fatto che molto spesso vengano completamente fraintesi i post che metto da gente che letteralmente non ha capito il senso di quello che ho scritto. A quel punto, di che stiamo a parlare? Qual è la cosa principale che vuoi comunicare attraverso i tuoi testi? Per me è importante la sincerità del testo. Questa è stata una cosa fondamentale che ho capito quando ho scritto il mio primo romanzo, che era Generations of Love, e che era un libro che in un primo momento avevo iniziato a scrivere in terza persona, inventandomi un personaggio, eccetera, anche se parlava della mia esperienza di vita, ma non avevo il coraggio all'inizio di parlare di me. Ho capito che dovevo mettermi in prima persona, dovevo togliere ogni forma di filtro, eccetera, ed è stato impressionante il risultato, perché mi hanno scritto veramente migliaia di persone dicendomi: io mi sono riconosciuto in tutto quello che hai scritto. Non lo so, nel magico mondo dei freelance e delle piccole aziende c'è un po' questa cosa che devi sempre forse fare un po' più il figo di quello che sei, devi sempre raccontarla un po', che da un lato ci sta anche, perché se tutti raccontassimo della fatica che si fa a pagare gli F24 sarebbe scoraggiante e triste. Una ragazza che secondo me conosci, che si chiama Petunia Hollister. Certo. Lei mi ha detto che parlo della gioia di fare fatica. Beh, è una bellissima definizione. Esatto. A questo proposito, io
Per esempio, appunto, quest'ultimo libro che ho pubblicato, Maria Accanto, è stato rifiutato da 10 case editrici. E io una cosa che racconto continuamente alle presentazioni, alle interviste, eccetera, perché secondo me è importante raccontare dei fallimenti. Quando vai a raccontare qualcosa di non convenzionale, e il mio libro non era convenzionale, ci ha spaventato un sacco di gente. E mi piace raccontare questa storia perché, come dici tu, cioè, non è vero che è sempre bello e utile raccontare le storie di successo, perché in realtà sono le difficoltà condivise quelle che secondo me creano anche un'empatia maggiore. Vuoi chiedere qualcosa, Marco? No, no, non ho domande, però volevo far vedere ai nostri videoascoltatori che anche sulla scrivania di Matteo Bibianchi c'è la mucchina. Io ho le taniche, vabbè, ma io sono Sì, più. proprio quelle tipo. Sono pro. Posso spiegare perché ho la mucchina? Ne hai facoltà. In realtà io non la uso, però mi è rimasta nello zaino la mucchina. Perché poco tempo fa ho fatto i pre-casting di X Factor e avevamo una mucchina perché tu dai la mano e abbracci tipo centinaia di persone in un Ecco giorno perché non potrei mai fare e a un questo. certo punto hai proprio fisicamente bisogno di disinfettarti. Torneremo a trovarti, secondo me. Ma Sì. molto volentieri. Bene, Facciamo una allora foto? facciamo una Yes, foto. facciamo Sì, una foto. facciamo una foto. Ehi, ti è piaciuto il nostro video? Allora segui il nostro canale YouTube. Se invece vuoi vedere le nostre fotoscene o seguire le dirette dove do consigli di comunicazione, seguici su Instagram. Per ricevere invece aggiornamenti su corsi ed eventi e ricevere i post del nostro blog, basta iscriversi alla newsletter. Insomma, hai un milione di possibilità per seguire Zandebù. Ci vediamo alla prossima!